Salve fratelli d'Italia, sono Mario ed oggi in questo video vi spiegherò come per pochissimi soldi potete fare anche voi una lanterna a forma di lampadina come questa. La prima cosa da fare è ottenere due lampadine a incandescenza che siano fulminate o intatte. Queste le ho pagate 4 soldi, un dollaro l'una, quindi sono ancora nuove. Da una lampadina otterremo la parte di vetro e da un'altra lampadina otterremo la parte di metallo. Per ottenere la parte di metallo ovviamente è facile, basta prendere la lampadina, avvolgerla con un panno, con uno straccio, e romperla e poi pulire l'interno con un cacciavite o con qualche altra cosa. Invece per ottenere la parte di vetro è un po' più complicato. Da questa lampadina qui otterrò la parte di vetro, il che significa che dovrò rimuovere, senza rompere il vetro, sia il metallo che il filamento interno. Quindi inizio a rimuovere la parte di metallo semplicemente con un paio di pinze, stando molto attenti a non mettere troppa pressione sulla lampadina. Devo strappare la parte di metallo in questo modo. A questo punto si può semplicemente srotolare via il metallo. Ora c'è questa schifezza qui, in questo caso da levare, e questa mi metterò semplicemente con la carta vetrata o con una lima e piano piano la rimuoverò tutta. Il prossimo passo è quello più difficile e più pericoloso di tutti, e si tratta di rimuovere l'interno della lampadina, il filamento e la torretta di vetro, per far sì che si possa riempire la lampadina con il carburante che vogliamo usare. Inizierò col prendere la lampadina e avvolgerla in un panno, in modo che se si rompesse per errore non... Qui, che riesce dalla lampadina, c'è una barretta di vetro, si prende quella e si spezza. Ora qui dovrebbe esserci un buco profondo. All'interno del buco infilo una barretta di metallo. Ora devo colpire la punta di questa barretta di metallo con un martello, molto delicatamente, appena abbastanza da rompere l'interno della lampadina, e assicurandomi ovviamente di non penetrare la superficie della lampadina dall'interno verso l'esterno con la barretta, quindi la barretta deve avanzare di pochi millimetri. Fatto. Vediamo che è riuscito qui. Un lavoro perfetto. Ora piano piano bisognerà mettersi con della buona pazienza e rimuovere questo poco di pezzi di vetro da qui, piano piano allargando il buco con la stessa barretta di prima o con un cacciavite. Vedete che cosa faccio? Piano piano si può formare, si fa un po' più grande, e si shakerà per far uscire tutti i pezzi. Dopo diversi minuti di frustrazione si ottiene una lampadina così. Adesso vi basterà prendere il pezzo di metallo della lampadina che avete rimediato prima, metterlo qui sopra e trapanare un buco al di sopra del pezzo di metallo. Ora qui c'è un po' di roba in mezzo, quindi finirò di pulire quella e vi farò vedere il risultato finito. E questo qui è il risultato finito. Come vedete, ho usato il buco che ho fatto di sopra insieme a un ago da cucito per mandarci uno stoppino di cotone, ovviamente, assicuratevi che sia di cotone, e il filo va all'interno. Mi sono assicurato che il filo era ben bagnato
dell'olio da lampada, perché ho usato del normale olio da lampada, potete usare dell'olio d'oliva, basta che è un olio che bruci. E adesso andrò fuori dall'officina e proverò ad accenderla e vediamo che succede.